Buonasera, ospite di Bizona, il dottor Daniele Ortolano, presidente del Comitato regionale della FIGC Abruzzo. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera. Questa è una trasmissione, come tutti sapete, dove facciamo un po' la storia, facciamo un passo a ritroso nel tempo per conoscere i vari personaggi del mondo calcistico abruzzese. E Daniele Ortolano, oggi al vertice del Comitato regionale, ma ha una lunga storia davvero alle spalle, quindi risaliamo al 1975, quando lui così entrò nel mondo del calcio con una società dilettantistica di Pescara, la Marconi, che dopo 2 anni diventò la Renato Curi, proprio per ricordare la figura di Renatino Curi che morì sul campo di Perugia durante la partita Perugia-Juventus. Allora, dottor Ortolano, nel 75 i primi passi nel mondo del calcio. Sono passati tantissimi anni, una passione però coltivata già in famiglia. Sì, la Marconi nasce proprio, diciamo, come squadra dell'oratorio presso la parrocchia di San Luigi con mio fratello, con tutti mio fratello Luigi, tutti gli amici, e è diventata poi la squadra del quartiere. Quartiere, diciamo, che era attorno alla parrocchia di San Luigi. Da lì ci furono i primi passi con l'attività giovanile e poi con l'iscrizione al campionato di terza categoria, che avvenne proprio nella stagione sportiva 75-76. Poi vincemmo il campionato di seconda, tant'è vero che l'evento terribile della morte di Renato Curi ci trovò proprio, ricordo, quel 30 ottobre con lo spoltore con cui eravamo in corsa per il campionato. E fu una giornata drammatica, la prima Ecco, di di Renato Curi si è parlato tantissimo. Se lei oggi dovesse ricordarlo, cioè sintetizzando un po' la sua immagine, cosa le viene in mente? un ragazzo di qualità umane e morali straordinarie, perché Renatino aveva già subito la morte del padre e nonostante questo aveva abbinato comunque sia un'attività lavorativa che quella di studente e poi quella di calciatore. Ed era sicuramente un calciatore formidabile. Forse all'inizio la sua statura, non, tipo quella di Verratti, non l'aveva favorito, ma poi da quel passaggio da Giulianova a Como e poi a Perugia dimostrarono le sue qualità calcistiche, atletiche, sicuramente di grande livello. Forse la morte lo ha colto nel momento in cui si stava per verificare il sogno di passare da Perugia a una grandissima squadra, il sogno di andare a finire in nazionale, perché era uno dei centrocampisti più belli da vedere e più vivace di quella stagione. Ecco, nel 77 inizia la favola del Renato Curi come Sì. società che ha vinto tutto, ha vinto scudetti Certo. con i vari allenatori, Mansueti, Cetto Di Mascio sono i più conosciuti. Qual era il segreto di questa società? C'era un'ottimizzazione nel lavoro, l'organizzazione, il rispetto dei ruoli. Qual era il vostro segreto? Ma il segreto che poi si è formato nel tempo con l'acquisizione da parte di tutti di competenze, il segreto era fondamentalmente, credo, la passione, l'amore non solo per il gioco del calcio, ma proprio di questa attività che io chiamo e definisco sociale, e quindi di aggregazione dei giovani e con alcuni dirigenti speciali che hanno fatto della loro vita all'interno di un'attività sportiva una missione. Questo non mi riferisco soltanto alla mia famiglia, ma ad altri dirigenti, purtroppo alcuni scomparsi come Straccalivio, come il mitico Franco La Sorda, anche ricordando anche Buccilli, cioè gente che si è unita a questa famiglia e ha dato tutto. Quanti soci eravate all'inizio? All'inizio eravamo tutti, praticamente all'inizio eravamo tutti Ortolano, e ricordo il primo grande uomo che si avvicinò a noi fu Livio Stracca, che aveva anche dei precedenti con altre società, e Franco La Sorda. Poi venne anche Ennio Mazza, e
Certo, è difficile ricordarli perché stiamo parlando tanti, veramente di 30 questo anni fa. Io, intanto, e poi l'altra cosa è stata quella di averla diretta fin da quei tempi come un'azienda in cui c'era il cuore, la missione, la voglia di continuare a fare calcio e però il fatto di consegnare nei ruoli a persone che erano qualificate, poi i fatti ci hanno dato ragione. Il fatto di dire come azienda lo dico perché a questa azienda poi tutti i dirigenti hanno dato tutto e anche in termini economici e finanziari, perché sicuramente erano tempi in cui da parte del calcio professionistico c'erano risorse, venivano risorse se uno riusciva a lavorare bene, perché le cessioni che abbiamo fatto noi sono state innumerevoli e non si sapeva allora quali erano i passaggi di questi ragazzi, che poi sono tutti ragazzi. In che senso i passaggi? Cioè, voi che arrivavano, andavano in settori giovanili di calcio professionistico, sì. E potevano perdere, insomma. Ah, questo, certo. Capisce? Quindi, però il calcio professionistico, a differenza di adesso, in cui questo circolo, questo circuito vizioso, virtuoso non c'è più, prima ti dava la possibilità di chiaramente ai meritevoli dava la possibilità di vivere e di fare qualcosa di. Quindi una società dilettantistica con un alto senso di professionalità. Cioè alto il professionismo. Senso di professionalità, però io quello da cui non perché dopo è un discorso che io faccio sempre ai miei dirigenti. Era un discorso anche di passione, di quella la base normale. Sì, ma soprattutto l'amore per questi ragazzi che crescevano, insomma, perché la nostra non si è mai contraddistinta come una società, pur facendo le categorie dilettantistiche più importanti, come una società prettamente dilettantistica. Abbiamo sempre unito il calcio. Quello che voglio dire è che oggi, se noi ci riconosciamo, se io per la strada incontro non quelli che sono diventati famosi, che pure cioè a questa famiglia, a tutti, quindi a tutti i dirigenti rivolgono sicuramente sentimenti di gratitudine, però incontri tanti ragazzi che oggi sono operai e che ricordano come momento indelebile di crescita quella società, significa che il ruolo, cioè quello che noi dovevamo realizzare, l'abbiamo realizzato. In una società anche formativa. Formativa, soprattutto quello, insomma, nei rapporti. Qual è stato il giocatore che è stato pagato di più dalle altre società? E stranamente uno che non ha fatto carriera. Non è arrivato a vertici importanti come gli altri, sicuramente D'Onofrio. E invece chi l'ha sorpresa in più? Cioè, è stato acquistato, però lei ha pensato, secondo me questo non farà carriera, invece è riuscito. Ma no, penso che forse più... Cioè che è andato al di là delle aspettative. Più quelli che non l'hanno fatto, ricordo che avevano tutte le qualità. Uno è stato sicuramente Gianluca D'Onofrio, ma ricordo Agresta, la prima cessione. E che devo di Casciano, il portiere, gente che il Milan aveva scommesso, anche l'Atalanta sulla cresta, cose pazzesche, poi ci sono tanti aneddoti da raccontare. Ma forse, guarda, forse il primo che è arrivato dopo Curie, diciamo quella nidiata lì, sì. Di quella Marconi, di Cindy Andrea. Andrea era un ragazzo che aveva sicuramente delle qualità atletiche, ma credo che la sua crescita poi è dipesa anche dalla testa, dalla voglia di arrivare, dalla capacità di applicazione. Andrea è un ragazzo, forse non ha fatto sicuramente la nazionale, certo, però è un ragazzo che ha fatto più di 200 partite, forse anche di più, tra la Serie A, tra l'Atalanta, la Sampdoria. Ecco, per i pochi che non lo sanno, vogliamo ricordarli i campioni che sono usciti, a parte quelli mondiali. Andrea è uno di questi, di Cinghia Andrea, Falcone e Giulio, che è un altro, uno di cui non si parla perché è un altro ragazzo schivo, di quelli che non è andato in televisione. Però qui già stiamo parlando di giocatori famosi. Ho capito, però è uno di quelli che ha fatto, forse ci avrà, penso, più di 300 gare in Serie A e non fa il commentatore televisivo. È vero. Non è ricordato per quello che ha dato altre presenze pure in nazionale. Insomma. Quindi poi ci sono
quelli che hanno dato la definitiva gloria a questi, che sono Grosso, Oddio, ecco, ci aiuta D'Aversa. A ricordare di tutti questi giocatori, poi chi è diventato allenatore? L'ultimo, vabbè, D'Aversa. C'è qualcun altro che poi ha continuato in panchina? Qui andiamo panchina, a memoria, quindi ma, insomma, non è facile. Ma uno che ha provato e sta provando adesso è Memmo, che è un altro di quelli che viene ricordato poco, ma è stato, insieme per esempio a Temellin, uno di quei cannonieri tra la C e la B di Grosso. Spesso Temellin è uno di quelli che ha giocato prevalentemente in C, ma anche in B, ed è stato sempre nella classifica cannonieri, insomma. Memmo è... E una Massimiliano è un altro di quelli che dalla Fiorentina poi è andato all'Albino Lef, ad Alzano, ha fatto una promozione in Serie B ed è stato un altro cannoniere. Lei diceva prima c'è stata gratitudine da parte di quelli che forse non si sono affermati nel grande calcio. I campioni invece hanno avuto gratitudine nei vostri confronti? Credo di sì, sì, insomma, al di là che ricordano sempre la figura mitica di Cetteo che li ha formati come calciatori, insomma, ricordano anche loro questa famiglia. Tant'è vero che qualcuno si è messo in testa pure di ripartire da zero con la Marconi, e vedo che attorno a questo c'è stato un momento, insomma, di sinergia proprio ricordando questo, insomma. Quindi no, gratitudine a tutti. Insomma. Vogliamo ricordarli gli scudetti vinti? Quanti? Gli scudetti sono 11, 6 nel campionato nazionale allievi, 3 nel campionato nazionale giovanissimi e 2 nel campionato juniores. Cioè, io per dire quello che, perché prima non c'era tutta questa attenzione soprattutto all'attività dilettantistica e a questi titoli, ma per dire, no, Stramaccioni ha vinto un campionato allievi con una squadra di Roma, non ricordo, perché lì sono tante, poi sì, si cambiano, sì, mi sì. Ricordo, ed è diventato l'allenatore subito della Roma, insomma, dell'Inter, e poi dell'Inter, cioè, qui invece a Di Maggio per fargli prendere il patentino di seconda e per farlo poi diventare allenatore della Primavera del Pescara sono voluti 10 anni, insomma. Adesso parliamo di Di Maggio, un'altra cosa. Lo dico perché sì, per come è vero, è verissimo, oggi è tutto più facile. E la società sicuramente è ancora la più titolata d'Italia, insomma, con 11, perché nessuno ha potuto fare in questa storia brevissima, che poi sono dall'85 al 97, insomma, sono 12 anni. Non è che è stato fatto in 50 anni, è stato fatto concentrato in un ciclo. Lì, insomma. Ma si diceva anche che voi eravate una società ricca, è vero, perché tutte queste cessioni portavano denaro fresco. Sì, sì, ma io ho detto prima, non eravamo solamente noi, perché in quel momento il calcio professionistico, poi questo è stato un momento bruttissimo, quello della legge 91, insomma, che ha praticamente mitigato tutti questi flussi. E quindi sicuramente era una verità questa, e tant'è vero che il famoso Corvino, che a quei tempi non era quello che era, insomma, stava un po' fuori dai circuiti, insomma, quando passavo io dicevo che era la bottega cara, però poi i risultati, bottega cara, capisco, certo. Non può essere stato, perché se uno porta 15 professionisti tra Serie B e Serie A, credo che il club ne hanno usufruito di altre cose. Il discorso era che invece la struttura costava, cioè oggi quello che non si capisce, e io sono d'accordo che oggi non si può fare, e quindi partiamo da quel tipo di passione, da quel tipo di missione, ma c'erano costi anche allora esorbitanti, pur non facendo un'attività dilettantistica in senso grosso, cioè di rimborsi, elevata, però noi abbiamo vinto 3 campionati di eccellenza, siamo saliti 3 volte alla Serie D, abbiamo fatto poi la Serie D a quei tempi che non c'era l'obbligatorietà dei giovani, con una media d'età under 21, under 22, non è vero che siamo purtroppo retrocessi perché erano campionati veramente, però a quei tempi io ricordo che c'erano dei bilanci, già allora avevamo un bilancio che sfiorava in alcune stagioni 400 milioni, in alcune stagioni 500 milioni. Caspita. Perché poi bisogna capire, c'erano 3 tecnici per la prima squadra, 15 tecnici compresi i preparatori atletici, siamo stati i primi a introdurre la figura dello psicologo a quei tempi, insomma, e c'erano 15 tecnici tra allenatori e anche professori di educazione fisica. A livello professionistico. I campi si pagavano già da loro, noi dovevamo affittare poi quella struttura del cementificio, perché purtroppo prima l'erba
era proprio, a me fanno ridere quando dicono adesso, ci abbiamo, però non ci sono, e noi abbiamo fatto campioni sulla sabbia, sul fango dell'antistadio, sì, forse bisognerebbe ritornare anche a quello. Questo che tipo di presidente era Daniele Ortolano? Un presidente, come ho detto prima, che sapeva di avere attorno a sé, perché le aveva scelte. No, caratterialmente, perché le doti tecniche... No, l'aveva scelto, come azienda avevo scelto sicuramente i migliori, anche se col tempo, cioè te quando hai cominciato ad allenare aveva 21 anni, quindi non ne potevi capire, però sapevi che la formazione umana e morale di questi collaboratori, soprattutto tecnici, e ero un presidente con, penso, con un grande senso di equilibrio, perché altrimenti non è facile stare a fianco con... E, insomma, tecnici qualificati e altro. È un presidente sicuramente non aziendalista, cioè, per tornare al discorso delle, diciamo così, dei flussi di denaro e di altri, e noi avevamo comunque la tassa come dirigenti, quindi siccome in famiglia eravamo in 4-5 come Ortolano, quindi non è che a fine anno noi non versavamo quello che dovevamo versare, quindi per dire, senta, oltre a quello che si dava dal punto di vista professionale, da parte di tutti, chi faceva il segretario, chi faceva il presidente, il medico come me, insomma. Quindi, a 21 anni scopre questo astro nascente del calcio, cioè Teo Di Mascio. Come l'ha scoperto? Come ha individuato le doti di allenatore a quell'età? Perché a quell'età si gioca, non si allena. Già allora avevamo una buona struttura, perché c'era Eraldo alla guida insieme a Falini, avevamo già delle strutture per cui si occupavano soprattutto di... Cioè, chi gliel'ha segnalato questo Cetteo Di Mascio? No, Cetteo giocava con me, Cetteo era uno scarso mediano di centrocampo, quindi scarso era come calciatore? No, è un mediano... Mediocre? Sì, però molto, molto attento a determinate dinamiche. E niente, poi noi avevamo sempre il bisogno di cercare proprio in mezzo a questi ragazzi quelli che o a fine carriera potessero poi avere le qualità di continuare a insegnare a questi ragazzi. Cioè, Teo non lo fece a fine carriera, lo individuammo, chiese di entrare nello staff tecnico all'inizio, ma fu subito qualcosa di immediato, insomma, per le sue qualità. Che doti aveva Cetteo Di Mascio? Che doti ha? Intanto c'ha dei grandi doti di organizzatori e qualità, anche dal punto di vista dell'occhio, di guardare, ma fin dal bambino, insomma, alcune caratteristiche sia tecniche, sia che poi lui ha affinato nel tempo. E quindi la capacità di curare tutti i minimi particolari, sia nella preparazione tecnica che nella preparazione atletica, poi nel tempo ha sicuramente compiuto dei passi da gigante nello studio, ma le qualità sono quelle che poi rimangono, e sono le qualità nell'individuare un percorso nella crescita dell'atleta, nella crescita delle squadre, e nella... Poi, se parliamo come allenatore, la capacità di vedere la partita, di studiarla. Possiamo sfatare un tabù, perché qui ognuno dice la sua, elementi o tecnici, tipo Cetteo Di Mascio o Vatta del Torino, che hanno vinto tantissimo, non hanno fatto allenatori in grandi squadre. Perché? Ma guarda, per Vatta... una sola chiamata al Torino, sì, in un momento credo difficile. Che anche lì sia stato proprio una predisposizione. C'è una scelta di Vatta? Una scelta di Vatta. Per Cetteo è stata in alcuni momenti una scelta. La scelta di restare, per esempio, da noi per tantissimo tempo, al di là quindi della qualità della società, sì. Quindi anche intravedendo quello che erano poi ogni anno la possibilità di aggiungere qualcosa a questa qualità, quindi anche il fatto di restare comunque in una società che vinceva titoli, che faceva anche degli ottimi campionati a livello dilettantistico. Lì è stata proprio una scelta, perché lui avrà avuto sicuramente chiamate a quel momento, sia di club, anche dei grossi club, no? Di grossi club. Nell'altro percorso, sicuramente... Il momento sbagliato nel posto sbagliato? A Pescara? No, no, io credo che anche lì lui abbia rifiutato qualche proposta, perché...
Teo è fondamentalmente legato a questa attività giovanile, e proprio la sente sua, la vive proprio con grandissima partecipazione e con grandissima qualità, perché sa quello che lui può dare, sa quello che lui ha dato a tantissimi ragazzi che poi sono arrivati a un calcio professionistico, lo ricordano proprio per queste sue capacità, al di là delle capacità morali che sono poi Però molti nella si persona. chiedono, in A, in B, allenano Ma elementi, io credo che perché se a non lui allena un fosse certo Di stata data Mascio, no? la possibilità in un momento particolare, nella sua città o in altre occasioni, andare a allenare una Serie B, io credo che Teo si sarebbe andato, insomma, in questo momento. Sto parlando di. Però, come ho detto prima, qui stiamo parlando prima degli anni 2000, perché nessuno, pur avendo vinto 11 titoli prima del 97, cioè, la chiamata poteva essere per allenare un settore giovanile, e questo credo che non sia arrivato, dalla Juventus forse Sì, sì. sì, sì. Anche se è sempre Cioè stato sono legato cambiati i pure al tempi, ruolo. oggi probabilmente ci Oggi sarebbero più probabilmente ci possibilità. Certo, sarebbero più possibilità, si vede, insomma, ci sono allenatori che che tipo nascono dall'oggi al Mancia, che è domani. stato il suo alter ego, cioè il momento in cui ha vinto lui, ha fatto col Pescara, nessuno se lo ricorda, ma ha sfiorato la vittoria nel campionato primavera, insomma, la finale Certo. oggi Contro la Lazio. contro la Lazio, sicuramente oggi gli avrebbero offerto, come hanno fatto a Mangia, che ha sfiorato una finale col Varese, la capacità di allenare immediatamente. Le faccio una domanda che potrebbe sembrare così di diversa interpretazione, ma la federazione, ad esempio, non potrebbe avvalersi di un Di Mascio? Sì, anche là ci sono Manca sempre anche, dei se vogliamo, un canali, ci appoggio sono sempre dei esterno, canali, ci sono certo, ma io credo segnalazioni. che questo sia avvenuto nell'ambito della segnalazione, poi è chiaro che nell'ambito dei ruoli, poi lì decide, ecco come adesso, decide Conte, oppure prima ha deciso Sacchi, che nel Certo, momento in cui è certo. abbinato a Sacchi, che ha ottenuto dei grandissimi risultati anche a livello di federazioni in questi 4 anni, perché ha cambiato sicuramente la mentalità dell'attività giovanile nazionale. Quindi per chiudere il discorso di Mascio, ciclo vincente nella Curi, ciclo vincente nel Pescara, ora sta aprendo un ciclo nuovo ad Ascoli. Sì. Se pensate che non lo vedo da 3 mesi, capite benissimo qual è la meticolosità di questo personaggio nell'affrontare una nuova avventura, e quello che è la sua dedizione. Forse questo devo dire con molta amarezza, qualcuno non ha capito, perché sì, pensare che prendeva a quei tempi, ma erano a quei tempi dei contratti giusti, insomma, che poi non se l'era fatti da solo. Insomma, prendesse a Pescara qualcosa di importante sul contratto, ma credo che uno deve essere ben felice quando poi ci sono dei risultati importanti, Certo, insomma. certo. Perché, insomma, non si può dimenticare che, al di là di Verratti, io dico, in questi ultimi anni, le 300, 400, 500 mila euro che entravano con due o tre giocatori, che poi magari sono nemmeno affermati, però che sono andati alla Juventus, Beh, in hanno un periodo è stato il contribuito, socio di maggioranza ecco, del Pescara insomma, Calcio, no? hanno contribuito sicuramente appunto dalle via, perché questa è la funzione del settore giovanile. Io poi non discuto che è in crisi almeno in Italia, in tutte le società, quindi c'è questa esterofilia ed altro, insomma, quindi. Oh, Ortolano nel 98 lascia la Renato Curi. Sì, stagione Che sportiva, momento è stato per lei? momento di dolore terribile. Ricordo che la decisione praticamente la prendemmo. Perché nasce e in quel momento Sì. ripudia un po' il mondo del calcio? No, perché sono costretto a così, a mainare le vele come famiglia e come società, insomma, che quel passaggio è stato un passaggio traumatico, ma è stato necessario, perché quello che è mancato sempre a questa società è stato così, il mecenate, qualcuno che si accorge che, tipo Chievo con Campedelli, insomma, voglio Sì, fare questo sì, esempio, sì, perché poi sì. vede, il tempo è quella circostanza. Noi il Chievo lo incontrammo in una finale juniores, e il Chievo vinceva in quel momento la Serie D, e noi eravamo in eccellenza, mi pare che facemmo i playoff o qualcosa di questo genere,
E il Chievo poi diventa quello che diventa con quella struttura, perché poi Sartori stava già lì, insomma, sono tutti i momenti. E noi, siccome il mecenate non ce l'avevamo e dovevamo fare a quei tempi con mezzi propri, che erano sicuramente importanti, però non ti davano la possibilità di avere una struttura, di fare anche così bilanci importanti per arrivare a un calcio Quindi insomma era il momento professionistico. giusto. Quel momento era un momento giusto perché capivo, ho capito che non avevamo più la possibilità di alzare la qualità della società e sarebbe stato un tornare indietro e quindi Ah, non pensa di aver andare. affidato questa società in buone mani? Ma in quel momento è stato l'unico imprenditore, io parlo di Petruzzi, insomma, Sì. l'unico Anche nel imprenditore che si proseguo, è cioè fatto questo avanti. percorso dal 98 Non in era poi. facile, intanto perché purtroppo io questo non, devo dire, non ne ero all'oscuro, insomma, di questi passaggi, perché credo che il passaggio di Di Mascio alla società, alla Pescara Calcio, abbia sicuramente comportato anche in quest'altro tipo diciamo così, di passaggio il fatto che la società Renato Guri, almeno a livello di settore giovanile, passasse tutta la Pescara Calcio, insomma, diciamo Sì, da una certa categoria, diciamo dell'attività di base, sarà una insomma, cosa graduale, no? graduale, sì, sono passati tutti di là, quindi credo che Petruzzi era diciamo, un imprenditore, amante del calcio, lo è tuttora, che forse vedeva più l'attività della prima squadra, insomma, ecco, anche lui ha avuto forse un momento sfortunato per continuare a È stato lo credere. stesso anche nella mentalità di De Cecco, di Bankowski. Ma De Cecco forse ci ha creduto di meno, cioè nel senso che sicuramente ha creato una continuità, insomma, ecco. Però anche lì dopo ti manca forse qualcuno che possa poi dare qualità Certo. a questa attività, insomma. Ecco, Vogliamo parlare anche della federazione, già che lei forse occupa sì, oggi un sì, ruolo, però non perché si debba vivere di ricordi, ma questa fase è stata forse la fase più bella della sua vita calcistica, no? sì. Poi sono passato da quest'altra parte, però credo Ecco, passare da quest'altra parte, dal 2001 prende il posto di Papponetti come il Sì. numero uno della FIGC. Ma io Cosa cambia nella sua avevo vita? già avuto avevo ancora, insomma, quando sono passato io ero un consigliere del comitato, a quei tempi si poteva essere sia presidente che consigliere del comitato, e poi il regolamento è cambiato, ma ero stato anche consigliere nazionale del settore giovanile, insomma, Sì. dall'87 in poi, quindi diciamo che certe caratteristiche federali le devi acquisire, le devi portare con te. Io ritenevo che il momento in cui la figura, insomma, questo passaggio di Papponetti, questo era avvenuto come perché lui è diventato presidente del settore giovanile, io comunque avrei concorso a questo tipo perché era diciamo così, la fine del mio percorso anche da dirigente federale, insomma, la fine, oppure. Tanto perché glielo chiedevano tutte le società, non era solo una volontà sua, Sì, no? insomma, sì, avevo questa. Però, sai, nella competizione politica, siccome siamo eletti, quindi è giusto mettere in risalto anche questo tipo Certo. No, di... se no sembrerebbe più facile, voglio farlo, lo faccio. No, devi essere No, no, eletto, dobbiamo no? essere eletti, quindi insomma, questo è avvenuto. E si mette da quest'altra parte e purtroppo devi capire che dall'altra parte quello che non si capisce purtroppo, parlo anche a livello di massi media o anche a livello adesso, anche a livello così, dell'ambiente sportivo, che dall'altra parte hai dei presidenti completamente volontari, cioè proprio sono quelli che più di tutti devono far fronte a tutte le esigenze della propria società. E le società dilettantistiche non hanno nessun tipo di ritorno. Forse speriamo che questo non accada perché c'è il presidente federale che nasce oggi dalla nostra Lega Nazionale Dilettanti, che è il presidente Avecchio. Spero che non ci tolgano l'unico contributo che noi abbiamo, che è quello Sì. dell'attività, diciamo, di servizi, che è quello del pagamento delle spese arbitrali, che costano alla federazione solo quelle dilettantistiche 25 milioni di euro. Quindi è quello Mamma che mia, ci ha tolto mamma. oggi il CONI, insomma, alla FIGC. E
Loro sono quelli che non hanno nessun dubbio di contributo e devono provvedere alle maglie, al campo, oggi ecco, anche al lei campo. È sempre più vicino alle esigenze dei vari presidenti, di noi le ha ogni domenica, chi si lamenta? Poi c'è purtroppo quest'altro lato che il calcio si identifica sempre di più in questa così... in questo ciclo della partita, nella partita a cui è legato il risultato. Cambiano tutti gli umori. Io poi la cosa che più odio, perché poi nella mia funzione di presidente dovrebbe essere sempre così, insomma, sono sempre stato quello che ha distinto i ruoli, cioè la giustizia sportiva, no, ma soprattutto sono terzi, e l'arbitro, e l'AIA, insomma, quindi sono organi terzi rispetto alla federazione. Però quando succede qualcosa... Lei si ritrova in mezzo a due fuochi. Il presidente Tavecchio sarà sempre, il presidente Abete, il presidente Ortolano, in base che l'arbitro sbaglia la colpa è come se ci rimane. Quindi questo comunque è l'aspetto che la infastidisce un po' di più. Sì, però li capisco, perché se non ci fosse quella passione, cioè qua bisogna... Non ci sarebbe la rabbia, no? Non ci sarebbe la rabbia, non ci sarebbe... Perché poi loro si accollano e questo purtroppo in un momento storico così difficile... non viene più nemmeno capito dalle istituzioni, si accollano anche la capacità di avere un'identità sul territorio, cioè loro, la società di calcio è sempre stata in Italia da 50 anni l'unica, e non è che gli altri sport possono, non è così, cioè che si identifica con Loreto, si identifica con la Lauretum, Pizzo Ferrazzi, si identifica, poi se c'è la squadra di basket si chiamerà in un altro modo, ma non è vero. Come nucleo di associazione, cioè di attività sociale, di nucleo di aggregazione per i giovani, sono stati per 50 anni e lo sono ancora adesso, sono state le uniche che hanno cercato di aggregare questi ragazzi del paese, forse adesso è un po' scemata, ma comunque ci sono 12.000 società che fanno questo tipo di attività e oggi non hanno più nemmeno il conforto da parte delle istituzioni, quindi delle amministrazioni locali, di avere il campo gratis, di avere quel contributo che serviva proprio per le spese del campo e per gestire la società. Ecco Presidente, quali sono i principi o i valori che volete far passare? I valori sono sempre quelli, al di là che sono purtroppo poi macchiati da questi alcuni episodi di violenza che poi fanno identificare sul territorio il calcio come quello che istiga determinate cose. I valori sono sempre quelli. E insegnare ai ragazzi nelle nostre società i valori dello sport. Quindi l'essere insieme in una società di calcio significa avere il rispetto delle istituzioni, poi il rispetto delle regole, la lealtà, la correttezza, i messaggi più diffusi che ci sono adesso nelle società dilettantistiche, al di là di qualche frase che purtroppo può dire un presidente, un tifoso sugli spalti, e purtroppo pure un presidente federale, che sono quelli del reclutamento all'interno delle nostre società, degli extracomunitari, dei comunitari, cioè proprio certo. Io guardo le formazioni, adesso ci sono tantissimi ragazzi che giocano non solo nelle nostre società giovanili, dove è permesso, ma anche nelle nostre società dilettantistiche, che non sono campioni, cioè non sono quelli che questi pseudo procuratori purtroppo portano dall'Africa o da altri paesi. Lascio aperto questo discorso perché richiederebbe... Però vedo che cioè questo sentimento di accoglienza nelle nostre società è comune, insomma, non, è una cosa che è diventato oramai in pochissimi anni un altro messaggio forte che dà questa attività sportiva così importante, ma soprattutto così inserita sul territorio. Insomma. Presidente, lei resterà in carica per altri 2 anni. Sì. Sta crescendo o sta allenando un nuovo presidente come Ortolano in questa esperienza attuale? Ma c'è io, qualche forza io, nuova che io, potrebbe io, ripercorrere io, un po' la sua strada? Io credo molto ma è così anche a livello di altre, cioè di altre federazioni, altri sport o di altri comitati. Io credo nella continuità della squadra. Oggi, questo lo dico senza voler pensare di colpire, la nostra squadra come comitato, come dirigenti, ha
purtroppo molte persone che si sono dedicate per tantissimo tempo, che oggi possiamo chiamare anziani, ma che sì, sono comunque sì, quelli che hanno portato la storia del Comitato, parlo di Pettinari, di Giovannelli, di Iannuzzi, quindi io credo che sì, nel 2016 dovrà andare per forza a un rinnovamento, il primo l'ho detto io, sarò a fianco di questa squadra. Ma pensa che ci siano delle forze fresche, giovani in grado di... Io credo che dentro al nostro comitato ci siano due o tre figure che possano intanto riformare una squadra, cercando poi di far entrare gente che abbiano i vostri principi. Che abbiano i nostri principi, che abbiano anche altre competenze, perché oggi sicuramente sono richieste anche a livello professionale e altre competenze da unire a quei valori che bisogna portare, che sono i valori... Ecco, uno di quei valori che io mi porto dietro e che ho voluto trasmettere in seno al mio comitato, non solo il rispetto di tutte le istituzioni, ma anche i valori della trasparenza. Cioè, oggi il nostro bilancio è un bilancio pulito, in cui non ci permettiamo nulla che non è quello per far continuare la nostra attività alle società. E quello previsto dalle regole della Lega Nazionale Dilettanti, pur se i costi sono cresciuti enormemente, cioè prima, al momento del diventare presidente, i costi per il personale non erano addebitati al comitato. Oggi noi abbiamo 5 impiegati e altri 4 con una grandissima politica che non è stata purtroppo poi messa in risalto in questo momento, fatta dal presidente D'Avecchio. Ci sono 4 giovani che sono nelle nostre delegazioni provinciali e che danno continuità quindi a questa missione sul territorio, sono ragazzi qualificati, sono a carico del comitato, quindi i costi sono cresciuti. Nonostante questo noi riusciamo a fare ancora un piccolo attivo che abbiamo destinato alla nuova sede, ma soprattutto abbiamo eliminato alcune voci previste come addebito alle società, accollandocene in onere e cercando di stare attenti ma nella massima trasparenza, insomma. Siamo alle battute finali, presidente Ortolano. Del Pescara che idea si è fatto? Ma ci riflettevo proprio adesso, no. Al di là che è un'avventura, cioè, amara l'ho vissuta con Di Mascio e vabbè, bella l'ho vissuta con mio figlio, con suo figlio Giacomo, sì, nell'anno di sotto Zena sotto casa, ma ha detto io faccio è giusto anche dare spazio ai figli. No, ma io dico vabbè, perché io penso che la società pensionistica, come poi è accaduta, insomma, io ho detto se uno comanda. È un anno difficile per il Pescara in questo campionato. Sì, io credo che abbiamo quell'anno bellissimo di Zeman, ci ha tutti esaltati e penso che abbia esaltato pure la presidenza, questo lo dico con il bene che voglio anche a chi oggi si accolla l'onere, so che è delicatissimo. Di far vivere una società di calcio a livello professionistico, perché i costi sono sicuramente esagerati, però quell'anno lì ci ha portato tante illusioni, credo anche e forse invece è il momento di fermarsi con l'ardore, stiamo vivendo una favola, cerchiamo di sfruttarla. Non è mai facile restare con i piedi a terra. Certo, perché abbiamo la capacità di formare qualcosa, però effettivamente non è potuto accadere questo, che per Verratti sicuramente per me doveva fare quel percorso, però c'erano dei ragazzi che si sono poi affermati che non erano del Pescara, quindi la squadra andava rifatta pure in un contesto quindi giovanile importante. Si sta pagando ancora a caro prezzo l'euforia di quella stagione? Io credo di sì, perché non, al di là di come diceva oggi qualcuno, penso sul giornale, che non so se era un allenatore, che stiamo ancora vivendo, mi diceva Cosmi sì, parlava di questo ciclo Pescara di Zeman, dice dopo che Zeman è irripetibile, ed è vero forse, però a livello societario ecco, si dovevano gettare le basi per avere almeno una, poi era un anno non facilissimo, insomma, quello di resistere in Serie A, perché noi sappiamo che poi i flussi arrivano da lì, oggi il contributo certo, alle livelli di Serie B è un contributo minimo per quelle che sono le spese, e anzi bisogna pure ringraziarli perché continuano comunque. E sulla squadra invece la ritiene competitiva? Ma io credo, al di là di queste due cose, un po' di infortuni e questo abbandono da parte di Guana, che non ho capito, insomma, a me sembrava all'inizio che ci fossero le possibilità per fare un campionato importante, mescolando questi giovani con la capacità di Barone poi di tenerli insieme e la capacità anche di gioco che aveva dimostrato con Lanciano.
non è avvenuto, sicuramente ci sono stati dei momenti delicati e oggi credo che, mi permetto di dirlo perché l'ho difeso in una settimana, tantissime, qualche settimana fa, in un momento particolare, poi lui vinse due partite, che oggi sia un po' in confusione per quelli che erano i suoi, sì, diciamo, la sua, sì, storia calcistica e quello che parliamo di Baroni, il Barone, sì, voleva trasmettere, insomma, quindi credo che spero che lui ci sia oggi, abbia di nuovo un quadro chiaro per cercare di fare questo risultato a Brescia e dar continuità a questo lavoro. Situazioni diverse invece a Lanciano? Situazioni diverse a Lanciano, dove c'è un altro miracolo, tra parentesi, comunque non abbiamo dimenticato, che abbiamo parlato di... No, l'abbiamo Davers, citato prima, quando ho detto ma là c'è sta Luca Leone, però. Ah, Luca Leone, sì. C'è, sì, un altro, sì, uno che si è... Ecco, quando mi hai detto quali sono, vero, c'è uno, vero, che non ha fatto l'allenatore, però si è messo a fare il direttore sportivo e ha la capacità di trovare questi giovani e di metterli dentro a questa squadra e con quel miracolo, ecco lì, che hanno costruito sulla C, vincendo la C in un momento, che anche lì è stato un risultato inaspettato in un campionato difficilissimo. Adesso stanno costruendo bene e Luca, insieme agli allenatori che si succedono, sicuramente bravi, Gautieri, Barone e oggi D'Aversa, riesce a tenere in alto questa società. Quindi pronostico per Lanciano Livorno? Io spero uno, perché poi D'Aversa conosce bene Gautieri, che ogni tanto qualche debolezza ce l'ha, quindi i suoi giocatori lo conoscono almeno molti, spero che continui questo sogno, ma soprattutto perché al di là se può fare, ci può anche arrivare a fare i play-off e insomma e avere, perché il campionato che sta dicendo anche questo, come lo era all'inizio per Barone, poi ci sono dei momenti di crisi, soprattutto in queste squadre giovani, come lo è il Lanciano. Dico, però credo che, ecco, la prerogativa del Lanciano deve essere in questo momento di conservare la categoria, perché poi sta costruendo, le idee ci sono, costruire un nuovo centro, farne poi anche lì una piccola, ecco, un'attività giovanile importante che oggi onestamente è fondamentale. È fondamentale, ma il Lanciano non ce l'ha, insomma, lo sa pure Luca. Un'ultima domanda, allora, lei è entrato nel 1975 nel mondo del calcio, quindi tra poco compirà 40 anni, quanta, sì, pazienza ha avuto la sua famiglia? La famiglia, la sua famiglia, la vera, mia famiglia, non perché lei, perché l'altra, quello, cioè mio padre e i miei fratelli, no, sono, no, stati, no, sempre, no, dentro, no, quindi parlo di moglie e figli, tantissimo, tanti, questo me la rimprovera così, però in maniera più Giacomo, perché mi dice eri pochissimo a casa in questo, però lui viveva con me, perché in primi tempi subito scappava con me all'antistadio con le varie trasferte. Quindi le donne si sono lamentate di più? Le donne si lamentano di più, però insomma c'è stato un grosso equilibrio all'interno della famiglia, per cui le cose sono andate bene, abbiamo tre splendidi nipoti, quindi, e soprattutto, sì, la signora Anna Maria credo fino che sia stata al una 2016, donna eccezionale. Quindi, mia moglie, possono stare ancora tranquille che sì, non, sì, tornerà adesso a casa, no, nelle 24 ore. Anche perché sono da pensionato come medico, quella è stata un'altra grande missione della mia vita che mi ha portato a essere, insomma, primario. Quindi salutiamo anche gli amici e, sì, i colleghi, sì, dell'ospedale di Atri. Grazie. Grazie Presidente Ortolano, grazie per averci tenuto compagnia. Ovviamente buon lavoro anche per il prossimo biennio. Pubblicità. Grazie. Abbiamo dunque sentito la lunga intervista, il faccia a faccia con il presidente della FIGC Abruzzo, il dottor Daniele Ortolano. Ora ci concentriamo sulle partite in programma domani, questa 13ª giornata del campionato nazionale di Serie B. Vediamo subito il quadro completo, oltre all'anticipo di stasera Spezia Crotone, queste le altre gare: Bologna Carpi, Brescia Pescara, Catania Varese, Cittadella Latina, Frosinone Trapani, Modena Avellino, Perugia Virtus Entella, Virtus Lanciano Livorno, Vicenza Provercelle, poi ci sarà il posticipo tra Bari e Ternana lunedì sera. Il Pescara è da ieri in terra lombarda, 23 i convocati di Marco Baroni, stamane c'è stato l'allenamento a Brescia, ancora qualche dubbio di formazione, ricordiamo che in difesa per la squalifica di Pucino giocheranno Grillo e Zampano, per la coppia centrale a fianco a Zuparic si contendono una maglia Salamon
e Pesoli, mentre a centrocampo c'è un altro dubbio perché Memusai non è in ottime condizioni fisiche, dovrebbero giocare anche per l'assenza di Nielsen, Bjarnason e Lazzari sugli esterni, a metà campo Salamon oppure Appelpiré. Poi c'è la novità di Pasquato, dietro le due punte, Melchiorri e Maniero. C'è qualche chance anche per Politano, insomma sono tutti dubbi che Baroni scioglierà qualche istante prima dell'inizio della gara. Una trasferta decisiva ovviamente per il tecnico bianco-azzurro, in caso di sconfitta dovrebbe scattare l'esonero, si fanno tanti nomi, quelli di Nicola, quello di Massimo Oddo della Primavera, di Calori, ma ci sono anche tante altre soluzioni. Però è un discorso che potrebbe, usiamo sempre il condizionale, affrontarsi nei prossimi giorni. Dirigerà l'incontro il signor Pezzuto di Lecce, che quest'anno ha già arbitrato i biancoazzurri in Coppa Italia con il Renate, gara finita 6-5 dopo i calci di rigore, ed il pareggio in casa di campionato con il Latina 1-1. Per quanto riguarda il Brescia, la sfida contro tanti ex, a partire dal direttore sportivo Andrea Iaconi, Ivo Iaconi in panchina, Pierfrancesco Visci, segretario generale. Ivo Iaconi recupera per questa gara Zambelli e Sestu e in attacco schiererà Sodigna e Caraccio. Occhi puntati anche sullo stadio Biondi di Lanciano, dove di scena il Livorno di Gautieri. Il tecnico ex rossonero è in silenzio stampa, la partita sarà diretta dal signor La Penna di Roma. Andiamo a sentire alla vigilia il tecnico Roberto D'Aversa. Sinceramente mi auguro di non incassare le gol, quindi mi auguro che sia una partita equilibrata, ripeto, dove che sulla carta magari Livorno può avere sicuramente qualcosa in più di noi, però come ho già detto in settimana, il bello del calcio è che a volte magari il campo può ribaltare i pronostici della carta o dei giocatori che vanno in campo. Tutti e due giocano con 4-3 e più propensi alla fase offensiva piuttosto che solo alla fase difensiva, e ripeto, sarà una partita molto dura e dove saranno molto importanti gli episodi, quindi dovremo essere bravi e concentrati a far sì che gli episodi vengano dalla nostra parte. Io penso che il reparto d'attacco sia da temere completo, tutti, anche Calabino, che in questo momento non parte da titolare, quindi ripeto, penso che sulla carta, se andiamo ad analizzare, penso che sia una delle squadre più forti del campionato. Quindi, ma anche dietro c'è un giocatore come Emerson, ripeto, la maggior parte giocano in Serie A, e quindi massimo rispetto per la squadra che affronteremo domani, ma sicuramente senza paura. E numericamente mancano due punte centrali che possono essere Tiam e Alberto, è chiaro che le scelte sono più facilitate, ma comunque rimangono sempre anche altri giocatori, le alternative. Numericamente sicuramente sono minore rispetto all'altro. Prima della partita, quando andrò a salutare l'allenatore della squadra avversaria, è una persona che per 2 anni mi ha allenato, quindi lo saluterò in modo diverso perché comunque ho un po' più di confidenza rispetto agli altri, però per quanto riguarda la giornata oppure la settimana per me non cambia assolutamente niente. Queste erano le dichiarazioni dunque di D'Aversa. Ricordo che Gautieri è in silenzio stampa, per lui un gradito ritorno in terra frentana, così come torna in Abruzzo anche Agnello Cuto, l'ex attaccante del Pescara, che comunque dovrebbe sedere in panchina. Una partita difficile per i rossoneri, ma il Lanciano ha dimostrato di saper affrontare tutte le squadre di questo campionato a testa alta. È tutto anche per questo numero di Bizona. Con questa trasmissione vi diamo appuntamento venerdì prossimo, noi ci vedremo lunedì alle ore 21 con Replay. Grazie per averci scelto.